Allora, Gianrusso, partiamo da quello che sta accadendo nel Movimento 5 Stelle, un momento, diciamo, delicato e complicato. Le chiedo intanto dove sta andando in questo momento e secondo lei dove deve andare in questo momento il Movimento 5 Stelle, verso quale formula? Ma il Movimento 5 Stelle deve continuare a fare le cose buone che ha fatto, magari correggere quelle cose in cui siamo stati più carenti. Il Movimento 5 Stelle, secondo me, è degli attivisti. Il Movimento 5 Stelle, a differenza di altre forze politiche storicamente legate o eredi di vecchi partiti o legate a poteri nuovi o a personaggi singoli come Berlusconi, con tutta la sua ricchezza e con tutte le sue reti TV, eccetera, ha fondato un partito qualche anno fa. Il movimento invece è nato veramente dal basso, ha portato tanta gente della società civile a fare politica, a partire da questo grande uomo di Stato che si è rivelato Giuseppe Conte, che insomma fino a un paio d'anni fa faceva il professore universitario, l'avvocato, e non era in nessun partito e oggi è molto stimato, molto amato, molto rispettato anche in Europa. Quindi si è rivelato un grande uomo di Stato. Io credo che queste sono le cose positive del movimento: mantenere il contatto con la base, con gli attivisti, ricordarci che i proprietari, se così possiamo dire, del movimento siano gli attivisti, e non dividerci fra di noi, non fare, come dire, una gara fra tifosi, io sto con quell'altro, io sto con quello, io sto con quell'altro. Non mi pare proprio il momento di divisione. Però lei l'ha Arrivano fatto perché in 100. un post, per esempio, stamattina dice: io sono grillino, ripeto, grillino, quindi Naturalmente, lei sta con qualcuno, è naturalmente. No, no, evidente. no, 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 appunto, io sono grillino, ma penso che tutti siano grillini. Se non ci fosse stato Beppe Grillo e già Roberto Casaleggio, questi due personaggi visionari, evidentemente, perché sfido chiunque a pensare che una forza nata in quel modo potesse arrivare al governo e prendere il 33% dei voti. Noi non ci saremmo, non ci sarei io, non ci sarebbe Di Maio, non ci sarebbe Di Battista, non ci sarebbe Paolo Taverna, non saremmo qui senza Beppe Grillo, o sbaglio? Quindi io credo che è giusto ricordare che siamo grillini, che noi In siamo questo qua grazie a una momento sua Di idea. Battista ha fatto il passo più lungo della gamba? Ha sbagliato in qualche modo? Guardi, io penso che Alessandro Di Battista sia una grande risorsa per il Movimento 5 Stelle e mi auguro che voglia lavorare per l'unità del Movimento, che voglia tornare sui territori. Sai, io in questo anno, io sono stato eletto esattamente un anno fa qui al Parlamento europeo, tutto il mio tempo libero l'ho dedicato agli attivisti, sono stato a lavorare sui territori tutti i weekend, anziché farmi gli affari miei. Sono stato in Sicilia, in Sardegna e anche in altre regioni quando sono stato invitato con grande piacere. Questo dobbiamo fare, mantenere il contatto e se ci sono delle cose che non piacciono ai nostri attivisti, cercare di capire perché e correggere la rotta. Se vuole un'analisi in 30 secondi dell'esperienza di governo, molto bene per quel che riguarda le riforme. Abbiamo fatto tante delle nostre, così, dei nostri sogni, dei nostri progetti, dal reddito di cittadinanza, allo spazzacorrotti, taglio dei parlamentari, taglio dei vitalizi, si pensava fossero impossibili, le abbiamo fatte. Quando invece parliamo di nomine, quando invece parliamo di quel tipo di lavoro che fa parte anche del lavoro di governo, non siamo stati evidentemente abbastanza capaci, come invece siamo stati bravi a imporre le nostre riforme grazie ai 300 e passa parlamentari che abbiamo. Quindi io non è che sono acritico, non è che penso che abbiamo indovinato tutto, assolutamente, però penso che dobbiamo stare uniti più che mai perché, e chiudo, arrivano 170, poi saranno un po' di più, un po' di meno, miliardi di euro dall'Europa. Equivalgono al 10% del PIL, è una cosa mai successa prima. Siamo il paese che avrà più soldi e ci saranno quei poteri antichi che non hanno fatto bene all'Italia, tanto che noi siamo nati per essere alternativi a loro, che vogliono metterci le mani. Ora, io vorrei che fosse Conte, il governo Conte, il presidente Conte, a gestire questi soldi, questo periodo post-Covid. Se noi picconiamo Conte, se qualcuno, come dire, indebolisce Conte, credo che in questo momento faccia il gioco di altre forze, tant'è vero che quelle altre forze poi gongolano quando vedono un minimo di scintilla all'interno del movimento, parlano solo di questo, i giornali ne parlano. Io mi I preoccuperei se fossi, giornali come ne dire, parlano esaltato da perché è forze evidente che avverse. bisogna Certo, parlarne. giusto. Lei è un giornalista, quindi sa bene che Ci le mancherebbe notizie vanno date. altro. È Allora, a una proposito notizia e del proprio per Movimento 5 questo Stelle, io poi ci non torniamo, farei ci notizie torniamo. sulle divisioni, ecco. Però se ci sono anche quelle, bisogna dare anche quelle. No, Aspetti no, però. dico io, se Sì? fossi io, Sì? non direi delle cose
che poi creano quel tipo di speculazione, perché sfiduciamo i nostri attivisti. Io sono stato finalmente, dopo 100 giorni, sono tornato sul territorio questo weekend, perché prima non si poteva per le ragioni di sicurezza. E devo dire che c'è ancora molto entusiasmo e molta passione. Quindi creare delle divisioni in questo momento non ci fa bene. Quindi invito tutti a coscienza massima. Sintetizzo io, Di Battista ha sbagliato. No, io non penso che Di Battista abbia sbagliato, forse come tempi, perché tra l'altro, insomma, gli stati generali erano nelle cose, se non ci fosse stato il Covid li avremmo già fatti probabilmente, no? Invece abbiamo fatto altri, gli stati generali, non quelli del Movimento. Parlarne proprio mentre Conte si sta affrontando questo momento così delicato, forse non è stato il massimo, infatti credo che Beppe abbia fatto una delle sue battute folgoranti, come dire, non è proprio adesso che dobbiamo parlare, credo che questo intendesse dire, poi per carità. Lo sa lui e non lo so io l'ho interpretata così. Le posso chiedere se comunque, sebbene lei dica questo non sia il momento di parlarne, lei vede per il futuro del Movimento 5 Stelle più un direttorio o una leadership individuale, e se vede in Conte una possibile guida per il futuro? Naturalmente sì, alla prima domanda rispondo sì. Io ho visto che è una persona anche molto capace, molto abile, forse politicamente il più abile dei 5 Stelle, nel senso stretto, Luigi Di Maio, ha faticato a fare il capo politico da solo. Cioè credo che sia una forza talmente eterogenea, complessa e ripeto di grande partecipazione, di grande democrazia diretta il 5 Stelle, per cui un capo politico da solo credo che faccia fatica chiunque sia. Quindi a me l'idea del direttorio è sempre piaciuta, ne avevamo parlato nelle settimane scorse con alcuni dei colleghi con cui ho rapporti più stretti, e se si andasse verso quella soluzione sarei molto contento. Io personalmente sono favorevole, ecco, lo dico. La seconda domanda, chiedo scusa perché l'ho dimenticata. A proposito di Conte. Conte. Per me Conte è una grandissima risorsa. Sono certo, poi sapete che la politica non ha certezze, io sono certo che non voglia mai fare un proprio partito, e penso che noi abbiamo avuto il grande merito di proporlo e si sta rivelando forse persino superiore alle nostre aspettative. Mi auguro che non lasci la politica, che possa essere anche in futuro il Presidente del Consiglio dei Ministri, perché lo ritengo di grande valore. Non lo so se vorrà fare il leader, eccetera. Non credo che vorrà fare il leader di un partito, però queste sono idee sue. Sono contento che il Movimento 5 Stelle ha tirato fuori il primo Premier, come dire, che gode di assoluto rispetto e stima internazionali. Posso aggiungere una cosa rispetto a quello che dicevamo prima? Sì. Vede, avete fatto vedere nel vostro servizio, ci avete fatto pensare voi, alcuni personaggi passati dal Movimento, fra i quali Paragone. Ecco, per esempio, Alessandro, che è un grillino autentico della prima ora, un grande appassionato, qualche tempo fa disse che Gianluigi Paragone, secondo lui, era il più grillino di tutti. Ora, Gianluigi Paragone passa le giornate a insultare il Movimento 5 Stelle, tutti noi, chi più chi meno, dicendo ha detto che siamo dei pupazzi, eccetera. Mi piacerebbe che Alessandro prendesse le distanze da questo personaggio e dicesse forse su Paragone mi sono sbagliato, non è il solo, perché tutti noi credo ci siamo sbagliati quando è stato candidato ed è stato. Però ecco, dobbiamo, come dire, tenere insieme i valori nostri e non mettere in dubbio. Però sa, i valori, ripeto, vostri poi negli anni forse sono o cambiati o vi siete in qualche modo divisi, perché è inevitabile non notare come ci siano due anime, no? E d'altra parte, altrimenti non sarebbe stato possibile prima allearvi con la Lega e adesso con il Partito Democratico, onorevole Giarrusso. No, io non credo che ci siano due anime, è proprio questo il punto, infatti. Se facciamo i tifosi rischiamo di creare due anime e siamo nei guai, secondo me. Io credo che ci sia un'unica anima, che è quella grillina, e sia con la Lega, è giusta la sua osservazione, però se lei ci pensa, sia quando è stato fatto il contratto con la Lega, che poi dopo con PD e LeU, diciamo che da un punto di vista delle riforme, il programma guida è stato quello del Movimento 5 Stelle, cioè la Lega ha votato il reddito di cittadinanza, tutte le forze hanno votato il taglio dei parlamentari, cioè siamo stati noi a portare gli altri a votare le nostre cose, le nostre idee, le nostre priorità. Lì abbiamo fatto bene, siamo stati forti. Io credo che siamo tutti movimentisti, non c'è un'ala movimentista e un'ala, diciamo così, poltronare. Raccontare questa cosa è un falso assoluto. Le ripeto, io passo tutto il mio tempo libero fra gli attivisti e non sono il solo. No, io dico magari che c'è più un'anima che si riconosce, ecco, in una
così nei, nei lei dice valori col centro-destra. Sì, ho capito benissimo. No, io non credo. Io credo che noi siamo alternativi a entrambe le forze politiche. Noi facciamo bene quando cominciamo gli altri a venire, come dire, sul nostro sulle terreno. Quando invece, e io lo ripeto, sulle nomine certamente non siamo stati altrettanto efficaci, o sulla RAI, per esempio, io mi auguro che in futuro potremo incidere in maniera diversa, fare una RAI più libera, meno politicizzata. Questo mi piacerebbe. Ci sono delle cose, non è che abbiamo esaurito in 2 anni tutto il nostro programma, se no, come diceva sempre Beppe, saremmo già, siamo biodegradabili, potremmo anche distruggerci. Non è ancora il momento, ecco, del biodegradarsi, assolutamente no. Abbiamo ancora tante cose da fare tutti insieme. Senta, avete tante cose da fare e anche forse chiarire questa vicenda del Venezuela, sebbene voi la bolliate con, come una fake news. No, su questo sono serio. Questa è una patacca clamorosa e mi dispiace moltissimo che sia stato citato, anche tirato in ballo, una persona che non c'è più, è un grande italiano come Gian Roberto Casaleggio, perché le dico una cosa molto serenamente. Noi abbiamo restituito circa 110 milioni di euro all'Italia, ma non restituiti così, cioè dal nostro portafoglio abbiamo preso i soldi e li abbiamo ridati agli italiani tutti i mesi, tutti noi, e quelli che non l'hanno fatto sono stati espulsi, come purtroppo alcuni miei colleghi parlamentari, quindi siamo molto rigorosi sui soldi, quindi è vergognoso anche immaginare che Beppe Grillo e Gian Roberto abbiano accettato un finanziamento da una forza estera, peraltro è firmata con un'istituzione che non esiste più dal 2007. Allora, a cosa stai riferendo? Allora, proprio a questo proposito... La data 2010 e quella cosa non esiste più dal 2007. Il documento mostrato ha alcune incongruenze. Intanto l'intestazione. Dal 2007 il nome ufficiale è Ministero della Difesa Popolare Venezuelana e non Ministero della Difesa. Poi il timbro. Il governo venezuelano, da quando è presente il chavismo al potere, si è caratterizzato in particolar modo per il simbolismo. Non bastava governare. Hugo Chavez e i suoi dovevano imprimere in maniera indelebile, attraverso le modifiche dei simboli di Stato, la rivoluzione. Quello nel documento è precedente alla riforma del 2006, la data del documento luglio del 2010. Infine, una domanda. Il Venezuela di Chavez poteva rischiare una crisi diplomatica con l'Italia, il paese che ospita il Vaticano, per finanziare un partito con un anno di vita? Il vostro giornalista molto bene ha dimostrato palesemente che quel documento è un falso, ci sono due simboli che non tornano nel 2010, è un falso palese ed è anche imbarazzante che se ne parli come se fosse una cosa seria, perché è una patacca. E sui soldi, ripeto, il movimento è talmente serio, talmente scrupoloso che rinuncia a tanto. Lo sa quanto è costata tutta la nostra campagna elettorale del 2018? Che ha visto eletti 339 parlamentari del Movimento 5 Stelle, in totale è costata meno di 800.000 euro, cioè un costo di 2.000-2.500 euro ad eletto. Per farle un paragone, più Europa ha speso 6 milioni di euro e ha eletto 2 parlamentari, 3 milioni l'uno sono costati. Ecco, questo è il paragone fra noi e le altre forze politiche coi soldi. Quindi questa roba è vergognosa ed è un'accusa vergognosa e falsa. Detto questo, su Maduro, su Chavez, su Maduro, ci possono essere state esperienze diverse, opinioni diverse, peraltro molto dopo eventualmente, ma non sono certo legate all'arrivo di fantomatici soldi che non sono mai arrivati. Io non ero uno di quelli che diceva che bisognava mettere uno scelto da altri paesi europei, benché Guaidò, esattamente, io non penso che fosse una buona soluzione. Poi, ripeto, in quei casi è anche molto difficile avere opinioni precise, perché parliamo di cose che avvengono dall'altra parte del mondo, però questo non ha nulla a che vedere con questa patacca, chiedo scusa, con questo tarocco clamoroso di questi soldi che non sono mai arrivati. E avete dimostrato parlare anche voi che insomma ci sono due incongruenze che ci siano dei dubbi, questo è innegabile, questo è innegabile, l'abbiamo evidenziato nel servizio di Michele Caggiano. Bene, esatto. Grazie all'onorevole Dino Giarrusso del Movimento 5 Stelle, grazie, a presto, buon lavoro.